Matteo, al capitolo 8, al verso 5, per leggere una storia molto nota, che è la storia, una delle storie lette nella scrittura ad esempio di fede. Ed io sono convinto che uno dei maggiori desideri di ciascuno di noi è quello di avere fede, di avere tanta fede, anche se il Signore disse ai suoi discepoli: se aveste fede quanto un granel di senape, direste a quella montagna: sradicati e gettati nel fondo del mare. Ma è questione di misure, di prospettiva, se ci basta un granel di senape o se, pur guardando a un granel di senape che è minuscolo, consideriamo la nostra fede ancora più piccola. E se è così, ecco allora la preghiera dei discepoli: Signore, accresci in noi la fede. Capitolo 8, verso 5, Vangelo di Matteo. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati, e se dico all'uno va, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione: va, e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. È facile guardare a quest'uomo e dire: sono come lui, anch'io ho un bisogno, anch'io ho una necessità, anch'io ho un parente, un familiare, un conoscente che è paralizzato, che è in un letto di infermità, oppure c'è una malattia che lo sta consumando, c'è una persona cara a cui tengo molto. E allora il centurione appare facilmente, immediatamente, uno di noi. E poi abbiamo il vantaggio che questo centurione era un centurione che apparteneva alle legioni romane, per cui è un nostro antenato nella fede, prima ancora di Cornelio, prima ancora di coloro che negli Atti degli Apostoli riceveranno il Vangelo dopo la morte e resurrezione di Gesù, prima ancora di quel centurione che sotto la croce dichiarerà: costui veramente era il Figlio di Dio. Il Vangelo qui nella versione di Matteo, ma la storia è riportata con leggere differenze anche da Luca al capitolo 7. Questo centurione ha un cuore che soffre, ha un cuore che palpita e oserei dire ha un cuore in angoscia, è angosciato, è sofferente, non per sua moglie, non per suo figlio. Ci ricordiamo di un altro uomo, Jairo, che andò dal Signore per suo figlio. Ci ricordiamo di una donna che andò dal Signore per suo figlio. Questo uomo
decide di andare da Gesù non per un suo familiare. Non ci sono legami di sangue. Non è spinto da sentimenti e relazioni di parentela. Ma questo uomo va da Gesù per un servo, per uno schiavo, per un uomo, una persona che lui aveva comprata e che teneva in casa propria. Io vorrei che assieme potessimo in questo giorno vedere dietro questo centurione coloro che nella Chiesa di Dio sono chiamati a prendersi cura degli altri. Perché questo servo faceva parte di casa sua. Abbiamo davanti ai nostri occhi un ambiente domestico, un ambiente familiare dove le persone che vi fanno parte non hanno esclusivamente relazioni parentali. Ed è quello che è nella Chiesa del Signore. Noi che siamo qui riuniti nel nome del Signore non stiamo insieme perché siamo fratelli, sorelle, padri, madri, figli, nonni, zii. Sì, per alcuni ci sono anche questi legami, ma per la maggior parte di noi non abbiamo legami familiari. C'è un legame spirituale. È il sangue di Cristo Gesù che ci ha legato l'uno all'altro e ci ha dato la grazia di sentirci e di chiamarci fratelli e sorelle. Però davanti agli occhi di Dio siamo tutti dei servi. Anche se Gesù ebbe a dire in un'altra occasione: io non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. Ma qui non è Gesù a parlare, ma è un uomo come noi, che c'ha uno schiavo in casa, a cui è particolarmente legato, scrive Luca. E va dal Signore e gli dice: il mio servo giace e soffre grandemente. Dietro queste parole c'è l'angoscia, c'è il dolore di chi soffre per chi è nel dolore e nella sofferenza. E questo testo ha detto alla mia vita che spesso siamo concentrati solo sulla nostra vita. Se il dolore è nostro, avvertiamo il dolore. Se la sofferenza è nostra, sentiamo la sofferenza. Ma la Bibbia ci insegna a gioire con chi gioisce e a soffrire con chi soffre. La Bibbia e il Vangelo ci dice che ciascuno di noi è una persona unica davanti agli occhi di Dio. È unica nel suo genere, è unica nel suo essere, è unica nel suo comportamento, è unica nel suo modo di pensare, è unica nei suoi dolori, nelle sue sofferenze. Per cui la Chiesa, quando facciamo qualcosa, non si può fare un'azione generica e generale che possa raccogliere tutti quanti. Naturalmente lo sforzo della Chiesa, così come la predicazione generale, è rivolta a tutti quanti. Ma dobbiamo imparare nel guardarci l'uno con l'altro a riconoscere che i tuoi occhi non sono i miei occhi. I miei capelli non sono i tuoi capelli. Ognuno di noi ha i suoi problemi, ha le sue sofferenze, ma quando veniamo al cospetto del Signore dobbiamo imparare a riconoscere quelli degli altri, a vedere quelli degli altri. Questo centurione va da Gesù e intercede per il suo servo che sta soffrendo. E Gesù gli dice immediatamente: io verrò e lo guarirò. Che cosa ha convinto Gesù? Io mi chiedo oggi insieme a te: che cosa ha convinto Gesù in quelle semplici parole? Il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. Non ha cominciato a dire: Signore, guarisci il mio servo perché mi è costato una fortuna. Guarisci questo servo perché come cucina lui, a casa mia non sa cucinare nessuno.
guarisci questo servo perché come mi lava i panni lui, mia moglie se lo sogna. È andato da Gesù e gli ha portato la sofferenza del suo cuore, gli ha detto sta soffrendo, soffre. In quelle parole Gesù ha percepito la sofferenza del servo che era diventata la sofferenza del centurione. Io credo che lo Spirito Santo debba donarci la forza e la capacità non di soffrire. Perché Gesù ha sofferto per tutti quanti noi. Nelle sue sofferenze ha portato i nostri peccati. Nelle sue lividure ha portato le nostre malattie. E allora noi non vogliamo fare come chi si fustiga, si flagella per sentire le sofferenze di Cristo, ma lo spirito nostro deve tornare a essere meno carnale, più spirituale. Allora qualcuno potrebbe dire: come c'è uno spirito carnale? Sì, c'è uno spirito carnale, perché lo spirito di ognuno di noi è dentro la nostra carne, è dentro le nostre viscere, è contenuto in un corpo che il più delle volte domina con le sue concupiscenze, con i suoi desideri, con le sue passioni e annichilisce lo spirito al punto tale che non avvertiamo più il desiderio di leggere la scrittura, non sentiamo più il bisogno di pregare, ci disinteressiamo se qualcuno è ammalato, se un altro muore. Tutto quello che succede fuori di noi, lo posso dire, non ce ne frega assolutamente. Però poi quando abbiamo qualcosa, noi ci aspettiamo che la Chiesa digiuni, che la Chiesa interceda, che la Chiesa faccia veglia, che la Chiesa e che i fratelli cominciano una processione, che vadano e vengano da casa nostra. Fate agli altri. Fate agli altri quel che vorreste fatto a voi. O per essere in attinenza con il testo biblico, non fate agli altri quello che non vorreste fatto a voi. Allora, la prima cosa che questo testo ha messo nella mia vita è la capacità di sentire il dolore per chi è nella sofferenza, per sentire l'angoscia di chi si sta lentamente spegnendo e probabilmente morendo senza la grazia di Dio. Dov'è quella che qualcuno ha chiamato passione per le anime? Dov'è più il pianto per la salvezza dei perduti? Cosa stiamo facendo ciascuno di noi affinché l'Evangelo abbatta i muri dell'indifferenza? Che cosa stiamo facendo affinché l'Evangelo continui a salvare i perduti? Allora, quando ci domandiamo queste cose, qualcuno potrebbe dire: va bene, ma io non posso fare nulla, perché è lo Spirito Santo che convince di peccato, che guida al giudizio, è lo Spirito Santo che ancora salva le persone. Sì, ma Gesù ci ha insegnato e ci ha chiesto di pregare, di intercedere, affinché prima noi non cadiamo in tentazione, ma anche ha insegnato ai discepoli che dove ci sono dei legami spirituali bisogna digiunare, bisogna pregare, bisogna combattere. E l'Apostolo ci ha ricordato che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro le potenze, i dominatori che sono nei luoghi celesti, i quali come si combattono? Con la preghiera, con la predicazione, con la fede di ciascuno di noi. Allora io spero che questa parola oggi ci possa far sentire forti, così come si sentì forte il centurione, che non si fece i problemi di andare da Gesù. Luca cerca di nasconderlo. Luca racconta che questo centurione chiese agli anziani di Capernaum di intercedere per lui davanti al Signore. E addirittura racconta che gli anziani andarono da Gesù e lo sollecitarono dicendo: guarda, questo è uno che ci ha fatto un sacco di bene, è quello che ci ha costruito la sinagoga. E questo è il modo di pensare di tanti cristiani ancora oggi, che la grazia di Dio, l'intervento di Dio, il miracolo di Dio, lo si interviene facendo delle opere di bene, facendo la compassione, facendo l'elemosina,
facendo qualcosa di buono per gli altri. Ecco perché i nostri amici nella fede, di tanto in tanto, così come oggi, devono proclamare un beato, una beata, una santa, un santo, per dire alla gente bisogna fare qualcosa per conquistarsi il regno dei cieli. Uno come noi, a fianco a Gesù sulla croce, ebbe la forza di dirgli, riconoscendo il suo stato di peccatore, riconoscendo il suo stato di miseria, riconoscendo che colui che stava morendo a fianco a lui era innocente, che aveva portato un messaggio di speranza anche per la sua vita, trovò la forza, l'umiltà di guardare al suo fianco e dirgli: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Quell'uomo non è sceso dalla croce, quell'uomo non è andato al tempio a fare l'offerta, quell'uomo non è andato al tempio a fare un sacrificio, quell'uomo non è andato al tempio a purificarsi dal suo peccato, ma quell'uomo dalla croce è andato direttamente nel regno dei cieli, perché Gesù gli disse: oggi stesso sarai con me in paradiso. E questo ci testimonia che l'opera di grazia è sì opera dello Spirito Santo. Ma quanti non conoscono? Tutti ricordiamo che la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Però sono pochi quelli che ricordano che il testo di Romani dice anche come crederanno se non c'è chi predica. Come si diffonderà l'Evangelo se non ci sono i testimoni? Ma cosa dobbiamo testimoniare? Cosa abbiamo da raccontare? C'è qualcosa nella tua vita che tu puoi dire agli altri: Gesù vive dentro di me. Hai la forza, hai la fede di poter dire agli altri: guardami, la mia vita non è più la stessa. O invece bisogna nascondersi, bisogna mischiarsi. Bisogna confondersi, perché qualcuno potrebbe puntare il dito e dire: ma tu non sei uno di quelli che frequenta la chiesa, tu non sei uno di quelli che parla di Gesù. E sta accadendo che molti, come Pietro, fuori, nella piazzetta, nella notte del tradimento, dice: io quando mai? Io in chiesa. Ma non ci sono mai andato. Il Signore, sì, ne ho sentito parlare. Dov'è la Chiesa che testimonia? Dov'è la Chiesa che parla di Gesù? Dov'è la Chiesa che riconosce l'autorità di Cristo? Perché a volte, sì, crediamo, seguiamo il Signore, ma questo centurione ci dà un'altra lezione. Tendiamo a seguire Cristo con i nostri pensieri. Andiamo al culto avendo le nostre idee, le nostre speranze. Vorremmo che mentre il culto si svolga accadano certe cose che sono quelle che sogniamo in quel momento, così come se stessimo guardando una scena di un film e ci aspettiamo che accada una determinata cosa. Siamo lì pronti a progettare alle parole del pastore, alle parole del conduttore, forse sta succedendo anche adesso. Qualcuno comincia a dire: ma forse era meglio che diceva questo, forse era meglio che diceva quest'altro, forse così, forse colì. E si fa il processo alle intenzioni, e mentre si fanno i processi, si fanno i ragionamenti, si è perso di vista, spiritualmente parlando, che colui nel cui nome siamo riuniti è nel nostro mezzo, nella persona dello Spirito Santo. Perché la nostra predicazione, il nostro pensare, il nostro ragionare, il nostro stare assieme deve essere assolutamente cristocentrico. Vuol dire che il nostro culto, le nostre attività, la nostra predicazione, le nostre preghiere devono innalzare solo e soltanto il Signore Gesù. E quando riusciamo a fare questo, non siamo grandi uomini di Dio, non siamo grandi donne di Dio, anzi, siamo piccoli uomini, piccole donne che credono e testimoniano di un grande Dio. E dove si testimonia un grande Dio, accade quello che scriveva l'Apostolo Paolo, che nella nostra piccolezza
egli manifesta la sua grandezza. Nella nostra ignoranza, nella nostra incapacità, lui manifesta la sua sapienza. Nella nostra miseria, nella nostra debolezza, egli manifesta la sua potenza. È il centurione debole, nonostante sia un uomo di autorità, sia un uomo che comanda, al cospetto di Gesù si spoglia della sua forza, si denuda, e quando Gesù gli dice io verrò, noi avremmo messo i tappeti, avremmo fatto post su Facebook, su Twitter, su tutti i social network possibili e immaginabili. Forse qualcuno più folle avrebbe cominciato a sparare anche fuochi d'artificio. Ecco la grande lezione. Signore, io non sono degno che tu entri in casa mia. Signore, tu devi venire perché io sono un cristiano modello. Signore, tu devi venire perché io metto in pratica la tua parola dalla prima pagina all'ultima. Signore, tu devi venire perché io faccio l'offerta, do la decima, visito gli ammalati. E questo ci fa ricordare la storia del pubblicano e del sacerdote all'ora della preghiera nel Tempio, dove il pubblicano resta sulla soglia, china il capo, Signore, abbi pietà di me. Il centurione dichiara e chiede, confessa, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ma il centurione dimostra anche un'altra sensibilità. Il centurione è romano, ma è in Giudea, conosce i giudei e sa che i giudei non entrano in casa dei gentili perché altrimenti vengono reputati impuri agli occhi degli altri. Il centurione non vuole dare un fastidio anche spirituale a Gesù, gli dice non è necessario, non ti sporcare a venire in casa mia, non ti abbassare al mio livello, ma la mia esperienza mi insegna una cosa: io sono in autorità e quelli che mi sono sottoposti obbediscono alla mia parola. Le parole del centurione ci devono far credere pienamente, a pieni polmoni, a pieno spirito, con tutta l'anima, con tutte le nostre forze, che la parola di Gesù ha potere sul bene e sul male, che la parola di Gesù ha potere sulla morte e sulle malattie, che il nome di Gesù è il nome per il quale ogni cosa è possibile. E quest'uomo dice a Gesù, quando io dico a qualcuno di fare una cosa, lui la fa. Basta che tu dici una parola. Quest'uomo riconosce il potere della parola di Dio. Perché noi invece dubitiamo di ciò che la Scrittura dichiara? Quante volte leggiamo delle promesse e poi diciamo, vabbè, non è possibile per me. Qui il Signore ce l'ha con qualcun altro. Questa pagina allora la possiamo pure togliere. Nella stessa parola è scritta che neanche uno iota cade a vuoto. Non c'è un accento nella Scrittura che sia fuori posto, perché tutta la Scrittura è divinamente ispirata, utile a correggere, esortare, edificare. Ma Gesù stesso ha detto che cieli e terra passeranno, ma la sua parola dimora in eterno. E davanti a quella confessione, che non è la confessione di chi sta dicendo a Gesù tu comandi più di me, e che invece sta riconoscendo il potere, la forza, l'autorità che è nella parola di Gesù, che Gesù dice io non ho trovato fede simile neanche in Israele. Basta una parola, di
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Matteo ci fa conoscere una considerazione che apre la grazia, l'azione di Dio a tutti i popoli, perché ci riporta queste parole: io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente, da Oriente e da Occidente, e ad Occidente ci siamo anche noi, vocati dalla grazia di Dio a sedere un giorno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe, perché l'azione che aveva raggiunto il centurione un giorno ha raggiunto anche la nostra vita. Ed io spero che oggi lo Spirito Santo infiammi in noi la stessa fede, Signore, di solo una parola. E quello che io ti ho chiesto accadrà. Io lo vedrò. Ma abbiamo la stessa umiltà. Siamo pronti come il centurione a dire: io non sono degno. Io non sono degno. È il giorno in cui penserò di essere degno, all'altezza di fare quello che faccio, quello è il giorno in cui la mia anima è persa per sempre. Perché avrò spostato la mia fiducia nel Signore sulle mie convinzioni personali. E Gesù ci insegna che non siamo capaci di aggiungere un cubito alla nostra altezza, che non siamo capaci di limitare la caduta dei nostri capelli. Hai voglia di metterci le fiale? La Scrittura dice che non cade un capello dal nostro capo senza il volere di Dio. Noi, se noi li vogliamo trattenere, ma Lui ha deciso che cadono, cadono. E non c'è speranza, non c'è rimedio. Sarebbe triste trovarsi tra coloro che hanno conosciuto il regno ed essere gettati fuori. Gesù disse al centurione: va, va, ti sia fatto come hai creduto. Ed io voglio oggi con tutta la mia forza e con la mia poca fede dire ad ognuno di voi: va, ti sia fatto come hai creduto. Perché Gesù lo disse al centurione, ma oggi non lo dico io a voi, è la parola di Dio che dice a me e dice a te: va e ti sia fatto come hai creduto. Dio vi benedica. Vorrei che resti